Oggi, raga, come si può ben vedere dall'outfit video casalingo, oggi farò per la prima volta questo video che mi avete chiesto e che effettivamente non so perché non l'ho mai fatto, ovvero il What's on my fridge? Cosa c'è nel mio frigo? Oggi andremo a esplorare il mio frigo che è proprio lì dietro. Però prima di iniziare, ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel like per questo video e scrivetemi nei commenti se volete che faccia un po' una serie di questi video, non sempre, però una volta ogni tanto potrei farli. Mi raccomando, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Ma adesso andiamo lì dietro in cucina. Allora, l'esplorazione di questo frigo parte già proprio dalla parte esterna dove ho un po' di cose. Anzi, ragazzi, fatemi sapere se volete anche proprio un tour della mia cucina, che è una cosa che non ho mai fatto, ma che potrebbe essere un'idea. Se lo volete, commentate con tour cucina. Intanto, l'esplorazione di questo frigo parte dalla parte esteriore dove ho un bel po' di cose. Come potete vedere, la mia cucina non è grandissima. Ho il microonde utilissimo. Prima avevo un fornetto, ma il microonde è molto più utile rispetto al fornetto. E sul frigo, invece, la parte frigo, da un lato vediamo che nelle case normali ci sono tipo le calamite dei viaggi. Io ho, vabbè, queste calamite che mi hanno regalato e che mi tengono tutte le mie documentazioni e scadenze dell'università. Qui ho una specie di, boh, planning per le cose che devo fare di YouTube, Instagram e cose. In realtà è un po' vecchio, non lo uso quasi più praticamente questo qua. Quando sono un po' più disciplinato e un po' più organizzato, allora utilizzo quello lì. Adesso mi sto trovando bene con il calendar del mio telefono e con la mia agendina. E poi giù avevo anche un po' i corsi della mia palestra, e queste cose qua della friggitrice, i buoni sconto, vabbè. Comunque, questo reparto ce lo togliamo subito. Freezer, ho tante cose poco organizzate e le cose importanti che ho in freezer sono gli spinaci surgelati. Non so perché, ma li trovo molto più comodi prenderli surgelati rispetto a quelli freschi, perché poi, dato che io abito da solo, non li finisco mai. E qua invece ho le patatine fritte che surgelate. Che come sapete, da quando ho la friggitrice ad aria, ogni tanto le voglio mangiare. Qua ho carne e cose congelate. E adesso passiamo proprio ad esplorare il frigo vero e proprio. Ta-da! Che come potete vedere è un po' vuoto. Ma ragazzi, non posso avere un frigo pienissimo se sto qua da solo. Quindi mi spiace. Non voglio che il cibo vada male. Io più o meno vado a fare la spesa una volta a settimana. Quindi insomma, il frigo non lo riempio mai al massimo. Altrimenti, ciao, mi va male tutto quanto. Già così ogni tanto mi vanno male delle cose e mi spiace tantissimo buttare il cibo. E ragazzi, mi raccomando, il cibo non si butta, quindi quando fate le vostre compere, siate coscienti sulle quantità e su quanto state comprando. Io solitamente, diciamo, vi faccio vedere un aspetto generale del frigo. Solitamente organizzo il mio frigo in questo modo. Nel primo ripiano ho quasi sempre tutti i latticini, uova, formaggi e queste cose qua. Nel secondo ripiano di solito metto le carni, quelle fresche che sto per mangiare, di solito la carne soprattutto. Dato che comunque le confezioni sono quasi sempre abbastanza grandi e ovviamente se tenessi tutta quanta la carne qua, qualcosa mi andrebbe a male. La maggior parte della carne la conservo nel mio freezer congelata. E qua tengo giusto un po' di carne che poi andrò a mangiare tra oggi e domani. Più o meno così organizzo la carne da tenere proprio dentro il frigo. Poi, tutto il reparto più in basso, le verdure e la frutta confezionata. La frutta in realtà non la vedete perché non l'ho presa, cioè l'ho finita, ho solo due mele. E due banane che però tengo là fuori perché erano un po' verdi. E sotto invece conservo frutta e verdura sfuse, che poi vedremo. Da questo lato invece, sullo sportello del frigo, allora ho le bibite. Non è un product placement. Vorrei Coca-Cola, mi piacerebbe tanto lavorare con te, dato che io bevo tutta questa quantità di Coca-Cola zero. Come sapete, io ho una sorta di dipendenza dalla Coca-Cola. E una cosa che ho trovato molto utile, non so se anche se qualcuno dovesse avere anche questo problema, è che non compro più la Coca-Cola tipo in bottiglia da litro, altrimenti io sarei capace di bere tutta la bottiglia in un giorno. Compro le lattine,
e ne compro tante, ne compro tantissime. Ne compro un bel po' perché almeno così so che io me ne prendo una per pranzo o per cena e solo quella posso bere durante la... Di solito bevo una lattina al giorno, basta, altrimenti... Questa roba non fa molto bene, ragazzi, questa roba fa, anzi, fa proprio male, anche se senza zucchero. Non andrebbe bevuta così tanto, tipo tutti i giorni, no. Una volta ogni tanto, io questa è una roba che vorrei migliorare, ma non ce la faccio. Allora, qua, dicevo, ho tutte le bibite. Ho le bibite un po' peccaminose e qua ho bibite anche alcoliche che rimangono qua ogni tanto. Quando venivano i miei amici, io le aprivo per i miei amici. Quando facevamo serate, boh, festa, ma con questa quarantena sono qui da tantissimo tempo, vabbè. Mentre nella parte superiore tengo le salse e alcune cose tipo un po' usate, un po' così. Ora vedremo, ora capirete meglio. Analizziamo adesso reparto per reparto. Nel primo piano ho tutti i latticini, yogurt, sapete che io di solito mangio questo qua della Faye, yogurt greco 0%. Ho una scamorza che di solito mangio quella affumicata, ma oggi ho quella normale, va bene. Un po' di formaggi che utilizzo sempre un po' qui e là nelle ricette e nelle torte salate. E tra i formaggi che mangio ho il cheddar, ho la mozzarella e la scamorza affumicata, eccola qua che torna. Nello stesso ripiano conservo anche gli affettati, che non mangio quasi mai, ma ogni tanto qua e là, giusto quando ho qualche ricetta speciale da fare, li prendo. Qua un po' di prosciutto cotto, la mozzarella, anche questa rarissima, adesso ce l'ho perché ogni tanto poi il sabato vado a fare la pizza, dato che non la posso più ordinare, quindi utilizzo la mozzarella per la pizza. Uova, tantissime uova, perché ragazzi io non so, io mangio proprio tante uova, specialmente albumi e robe, alla fine finisce che mangio tantissime uova, quindi le compro sempre in quantità. E il mio grana padano immancabile, come avevo detto, tipo qua ho il grana che non uso, cioè quello lì ancora chiuso nella confezione. Qua nel ripiano invece ho quello già aperto che sto utilizzando. E questi ripiani li utilizzo un po' così, con questa funzionalità di riutilizzo nelle cose già aperte. Livello successivo, subito dopo, abbiamo la carne che mangerò in questi giorni, questa la mangerò tra stasera e domani. Praticamente ho i filetti di pollo affettati così e le cosce di pollo, anche queste molto molto buone. Ultimamente sto mangiando più questo rispetto al petto di pollo perché mi sono un po' stufato del petto di pollo. Ho i dadini di pancetta, che in realtà, ragazzi, questa è una confezione, non so se avete presente le solite confezioni da due. E queste confezioni io ce le ho da tanto tempo, perché cioè almeno tipo 2 o 3 settimane, perché è una cosa che si mangio ma non frequentissimamente. E la mangio infatti quando vado a fare con la pasta brisée, vado a fare la torta salata. Di solito faccio una torta salata che vi ho fatto vedere anche nell'ultimo What I Tina Day, con gli spinacini, vabbè non vi dico niente, andate a vedere il What I Tina Day. E questo è il mio ripiano carni, diciamo, sapendo che comunque l'altra carne è tutta là dentro. Poi, nel ripiano subito sotto, abbiamo prima parte delle verdure, la verdura confezionata, frutta e verdura confezionata. È curioso questo omogenizzato di mela, ma in realtà lo utilizzo perché questa qua è praticamente una purea di mele, che utilizzo in tante ricette come dolcificante, più o meno, per dolcificare alcune ricette utilizzo la purea di mele. E in Italia diciamo che si trova solitamente solo sotto forma di omogenizzato. Di solito tipo in America vi vendono anche proprio purea di mele, vabbè. È la stessa cosa comunque, 100% purea di mele questa qua. Qua ho i pomodorini confezionati e i broccoli, che mangio anche questi molto spesso. I broccoli forse sono una delle mie verdure preferite, perché c'è tantissima fibra e riempiono un sacco e ci sono pochissime calorie nei broccoli, quindi mi piacciono, per questo li mangio molto spesso. E sono anche straversatili, puoi farci tutto con i broccoli praticamente, anche se alla fine io mi riduco sempre a farli solo e soltanto bolliti, ma vabbè, questo è un altro discorso. Ripiano subito dopo, altre verdure e frutta, ho 2 mele in questo reparto. E qua altra verdura, zucchine, anche queste
queste sono poche in realtà quelle che vedete, perché trovo che le zucchine siano bene con tutto e alla fine le mangio molto molto spesso. La verdura, anche quella diciamo che si rovina molto facilmente, e anche se la tieni in frigo comunque non dura più di una settimana più o meno. Quando voglio comprare più varietà di verdure ne compro in meno quantità, cioè compro meno zucchine, però poi compro, che ne so, anche i broccoli, gli asparagi, altre cose. E infatti qua abbiamo le zucchine, un po' di asparagi. E nel cassetto invece, quello sotto, ho tutta la verdura sfusa, quella che compro di solito sfusa. Qua ho anche un po' di limoni, non so se categorizzarle, vabbè, come frutta più o meno. Verdura, frutta e verdura. Boh, ho i limoni, ho i pomodori qua, se ce n'è uno nascosto dietro tutti quanti i limoni. Che, ragazzi, non so se lo sapete, ma i pomodori sono una frutta, non è una verdura. Peperoni, cipolle e patate, tante patate, perché mi piacciono tantissimo. Cerco di mangiarle in quantità moderate, però mi piacciono, quindi ne mangio tante. E con questo abbiamo finito, diciamo, la parte di frigo. Poi abbiamo la parte dell'anta. Sopra ho praticamente il burro usato, altro burro che non ho ancora usato, ho una mezza cipolla che ho usato e devo finire. I dadi, il dado è una cosa che non uso frequentemente, però ogni tanto mi piace averla. Ho un po' di formaggio che in realtà è quasi finito. Ora, voi vi chiederete, perché hai questo pezzo di grana che praticamente è all'orlo alla fine? Ce l'ho perché di solito lo conservo quando mi rimangono i pezzettini, diciamo, di crosta del grana, adesso mettiamolo qua, perché mio padre, fin da piccolo, ogni volta che mi faceva tipo la zuppa di verdure, il minestrone o comunque vabbè, qualsiasi cosa che sia tipo un po' a mo' di zuppa, io da piccolo le verdure non le mangiavo, e specialmente le zuppe non mi piacevano per niente. Ma dato che fin da piccolo amavo il formaggio, mio padre, per farmi mangiare queste zuppe più volentieri, mi metteva le croste del formaggio, che praticamente le faceva cuocere insieme, diciamo, alla zuppa, in modo tale che si ammorbidissero, e mi faceva mangiare quelle, e a me piacciono da morire. Questo è un mio fun fact. E infatti ogni tanto mi conservo le crosticine, così poi quando faccio una zuppa ce la metto dentro. Non so se qualcuno lo fa questa cosa, ma è una cosa un po' strana. Fatemi sapere nei commenti se lo fate, boh, o se vi sembra strano. Continuiamo ad esplorare. In questo ripiano ho le salse. Queste qua sono le salse zero della Prozis, che, ragazzi, vi devo essere sinceri, a me, cioè, sono qui da tanto tempo, ma a me non piacciono, cioè, nel senso, queste salse hanno pochissime calorie, ma il sapore a me non fa impazzire, non mi piace, quindi preferisco, come vedete da quest'altra parte, ho le salse, quelle classiche. Hanno tantissime calorie, hanno un botto di calorie, non sono la cosa migliore, no, non la so, non sono. Ma ragazzi, io ne mangio un po' di meno, ma mi piace, cioè, ma preferisco mangiarle buone. Queste non mi fanno impazzire. L'unica, diciamo, salvabile è un po' il ketchup, e anche questa qua al barbecue, come vedete, sono quelle che ho mangiato un po' di più. Ma tutte le altre, cioè, ne avevo preso anche un'altra di queste qua al gusto Caesar salad. Ragazzi, quella mi spiace, ma l'ho proprio dovuta buttare intera, perché il sapore proprio, cioè, immangiabile, ragazzi, sembra, boh. Non vi dico neanche che gusto aveva, ma non ve la consiglio. Prozis ha un sacco di cose buone, ma un sacco di cose buone, ma queste salse, no. Altre salsine che ho sono l'aceto balsamico, la senape, ho un altro limone qua, un po' di aglio, un po' di grana, vabbè. Comunque, salsine così, varie. Poi riparto di sotto ancora, ho questi vini, del quale non vi parlerò perché so che tanti di voi siete minorenni, quindi non parliamo di alcol. Come vedete, non ho la compagnia giusta per fare aperitivo, e quindi rimarranno qua fermi ancora per un po'. E con questo, ragazzi, abbiamo finito il tour del mio frigo. Ritorniamo di là, che c'è una luce un po' più carina. E spero che il mio braccio sta cedendo dopo questo video. Spero però comunque che questo video vi sia piaciuto. Se è stato così, vi ricordo di lasciare un bel like, anche perché se vedo che questo video fa tanti like, so che questa è una tipologia di video che vi piace, e magari la ripropongo in futuro, perché ogni settimana, come sapete, la mia spesa è diversa e il mio frigo di conseguenza cambia ogni volta. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e per quella famosa ricetta della torta salata, ricordatevi di andare a vedere il mio ultimo voto di Tina Day, che ve lo metto qua su nelle schede. Ultima cosa, fatemi sapere nei commenti se volete il tour della cucina. Io vi ringrazio come sempre per tutta l'attenzione e tutto il tempo dedicato. Spero di avervi fatto passare un po' di tempo
e che vi siate distratti con questo video, e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao!